riprende il nostro viaggio sulla Terra dell'Infinito e riprende qui, in questo bellissimo paese dei castelli. Beh, allora, benvenuti a Caldarola! Caldarola si trova in una bellissima posizione nell'entroterra maceratese, appena al di sotto della catena montuosa appenninica. Sorge a 314 metri sul livello del mare ed è facente parte della Comunità dei Monti Azzurri. Sicuramente un luogo in cui arte, cultura, storia e natura si fondono e regalano emozioni. La sede del comune di Caldarola si trova all'interno dell'antichissimo palazzo del Cardinal Pallotta, costruito nel 500. Il cardinale, infatti, fece costruire questa imponente struttura per disporre di una residenza adeguata al suo incarico. Al suo interno è possibile trovare il piano nobile, con moltissime opere artistiche. E ora ci troviamo alle porte di questo meraviglioso castello, dove sembra aleggiare un fantasma. Mistero. Il meraviglioso castello Pallotta venne edificato nel XIX secolo per volere del cardinale Evangelista Pallotta, che voleva celebrare il prestigio della sua famiglia. Tra le importanti personalità che vi hanno varcato le porte possiamo citare la regina Cristina di Svezia e il pontefice Clemente VIII. L'antico maniero, che si trova alle pendici del Colle Colcù, venne poi modificato nel 500 e nell'800. E ora ci siamo spostati nell'antico borgo di Pieve Favera. Il castello di Pieve Favera, risalente all'VIII secolo, venne costruito al di sopra di un colle che domina tutto il lago di Caccamo. L'area è fortificata in quasi tutto il perimetro e presenta 5 torri di difesa. E da questo meraviglioso borgo è tutto, appuntamento alla prossima, sempre sulla Via dell'Infinito. A presto! Andiamo, si riparte!